Gianni Moscherini, primo consiglio comunale a Tarquinia. Lo sai, noi dell'Extra siamo particolari, la prima nota era una nota di costume. Tutta l'opposizione era in abito bianco. Vi siete messi d'accordo? È un caso. Perché siamo gli unici che hanno l'anima pulita. Quindi anche Ranucci, di cui hai discusso la candidabilità a lungo. Rispetto a, come si dice, alle cose messe in discussione, assolutamente sì. Senti, partiamo da questo problema: incandidabilità, incompatibilità, eccetera. Come ti muoverai da adesso in poi? Hanno detto in consiglio che non ci sono comunicazioni ufficiali in tema da parte del prefetto piuttosto che del ministero. Quali le prossime mosse? Ma guarda, le prossime mosse le faremo dopo aver deciso insieme come gruppi di minoranza. Io socializzerò sempre anche con gli altri gruppi di minoranza le nostre azioni. Se poi non saranno condivise, andremo per conto nostro. Ma qui ci sono altre incompatibilità di cui io avrei parlato oggi e che il sindaco avrebbe dovuto presentare lui come i cose strane che ancora esistono e che lui voleva cambiare. Invece evidentemente questo è diventato sindaco perché gli faceva comodo. Non lo so fa da come si muove. Quindi dobbiamo reagire noi, reagiremo. Chiederemo per esempio perché il marito della segretaria generale è commissario alla grande e chiederemo perché quel signore, ci aggiunge notizia, sta cambiando come commissario pure il regolamento della grande. Ma dove pensano ad essere questi? Nel regno dei Mazzola o dei Mazzolati? Basta, no? Senti, invece il consiglio si è chiuso con una vera polemica sulla delibera che per adesso riserva all'uso della sala consigliare solo iniziative istituzionali, diciamo, patrocinate dal comune, organizzate dal comune. Allora, guarda il voto. Com'è stato il voto? I due comunisti della minoranza con tutta la maggioranza hanno votato no, però se viene in commissione faremo l'atto di generosità di condividere. Chiaro? Hanno ragione 5 Stelle, perché abbiamo, anche io da straniero, ho visto varie volte utilizzare questa sala, eccetera, per altre manifestazioni, anche in questa campagna elettorale, che sono state fatte con indirizzo, come si può dire, di propaganda elettorale per qualcuno. Allora ci vuole la responsabilità del consigliere comunale. E chi vuole venire qui a fare un'iniziativa, eccetera, ognuno ha i suoi consiglieri, o di maggioranza o di minoranza, o comunque si adegua al consigliere. Dopodiché ci sono gli impiegati degli uffici che insieme al presidente faranno un regolamento per cui se uno rompe un microfono paga e il primo responsabile è il consigliere che ci ha portato. Se no qui nessuno è responsabile di niente. E tutti abusano politicamente a partire da chi ha il bastone del sindaco. Mi sono spiegato. Grazie mille, buona serata, buonanotte. Grazie. Anzi ormai. Buonanotte. E dimmi buon appetito perché mi vado a mangiare una pasta. Buon appetito. Sandro Celli, filo di polemica in chiusura di consiglio sulla vicenda relativa alla sala consigliare. È aperta completamente alle iniziative o soltanto a quelle patrocinate dal comune. Qual è la tua posizione? Assolutamente chiara la mia posizione, nessuna polemica. Siamo, o perlomeno sono, completamente d'accordo sul fatto che la sala consigliare debba essere aperta a tutti quanti, debba essere aperta a comitati, debba essere aperta ai cittadini, chiunque si costituisca e ne faccia richiesta, ma non sono d'accordo che la sala, per poter essere richiesta dai comitati, dai cittadini, proprio attraverso un'azione di democrazia diretta, debbano passare attraverso l'intercessione di un consigliere comunale. Altrimenti, se non c'hanno un consigliere comunale che gli fa la richiesta, nessuno lo può richiedere. Questa è la prima cosa. La seconda, chi fa la richiesta alla sala consigliare, come in tutte le cose del mondo, se ne assume la responsabilità firmando una carta e dovendo rispettare un regolamento che andrà fatto. Anche la nostra delibera, che era solo a salvaguardia materiale della sala e quindi era nelle more di un regolamento, che poi non l'abbiamo fatto. Sì, forse avremmo dovuto farlo, ma è stata mai negata a nessuno la sala, quindi semplicemente siamo d'accordo che la sala va fatto un regolamento preciso che stabilisca a chi può essere concessa e non soltanto per la, genericamente per iniziative della comunità locale che poi sono soggette a interpretazione. Deve essere specifico a chi va data, possibilmente a tutti coloro che ne fanno richiesta, e la richiesta va fatta e può essere fatta
direttamente, democraticamente, da chi ne ha bisogno al Presidente del Consiglio piuttosto che al Sindaco. Quindi siamo d'accordo nell'aprire la sala, ma perché è stata sempre aperta alla partecipazione democratica di tutti, però attraverso un regolamento e non attraverso quello che è stato scritto, che non possiamo condividere, perché non è certamente democrazia doversi far presentare da un consigliere comunale, quindi da un politico. Grazie mille, buonanotte. Prego. Enrico Bergonzini, neo presidente del Consiglio, diciamo che non è una sorpresa perché i rumors lo avevano già ampiamente annunciato. Qualche difficoltà in questo ruolo al debutto? No, nessuna difficoltà, anzi tutto nella normale amministrazione. Se il buongiorno si vede al mattino, sembrerebbe un'atmosfera adeguata per lavorare proficuamente. Senti, pensi che al prossimo Consiglio Comunale si riuscirà a portare il regolamento di cui si è discusso sull'utilizzo della sala consigliare? Non so se faremo in tempo, perché questo necessita un approfondimento in sede di commissione, anche perché il prossimo Consiglio Comunale dovrà obbligatoriamente avvenire prima della fine di questo mese per la definizione di alcune variazioni di bilancio, e quindi ci impegnerà particolarmente questo aspetto, diciamo, preparatorio. Ci prendiamo la fine dell'estate per riaggiornarci su questo fronte, via, inizio autunno. Presumo che possa andare così. Grazie mille, buonanotte. Grazie.